Franco proprio come grande esperto, lui stesso produttore, lui stesso da una vita cerca di produrre i propri prodotti non utilizzando assolutamente chimica, assolutamente nessun derivato animale e assolutamente senza sperimentazione. Vegano lui stesso da una vita, pratica nella vita, cioè nella professione, ciò che è nella vita. E sappiamo come il discorso vegan stia diventando adesso un business. E quindi avere una persona di cui sono sicura che quello che dice è anche la realtà è forse una rarità in questo momento. E magari dico anche qualcosina di lui, delle sue specializzazioni, naturopata kinesiologo. E ha ideato e realizzato i primi tensioattivi vegetali biologici, correggimi se dico qualcosa che non va, e mai testati su animali, dimostrando che produrre detersivi e detergenti vegan bio è possibile e doveroso verso il pianeta che ci ospita. Lascio a lui la parola. Grazie. Sì, giustamente come dicevi, adesso il mondo vegano sta suscitando molto interesse, quindi molti si buttano perché hanno sentito fiuto di affari. Da un certo punto di vista niente di male, nel senso che se uno lo fa per scelta e ne fa un lavoro, è una normale conseguenza che gli arrivino dei soldi che, come a tutti, servono per vivere. Il discorso invece è un po' più diverso quando la motivazione è fare business e tutto il resto può passare in secondo piano. E purtroppo, visto l'aumento dell'interesse verso il mondo vegano, è quello che ho paura che stia succedendo, come è successo con il biologico e con tanti altri campi. Quello che a me da un po' di tempo era venuta in mente di fare era appunto tenere delle brevi conferenze tipo questa, in cui da addetto del settore mi sono reso conto di alcuni aspetti che di solito non vengono considerati dai vegani, nel bene e nel male, nel senso che a volte i vegani, non per cattiveria o per malafede, ma semplicemente perché non conoscono tecnicamente certe questioni, tendono appunto a pensare che alcune volte ci sia sfruttamento degli animali quando non c'è e invece non pensare che a volte lo sfruttamento c'è quando apparentemente non esiste traccia. E 2 anni fa a Vignola, per esempio, avevo tenuto una conferenza che, quando l'avevamo pubblicizzata in un festival vegano, aveva destato un clamore, un putiferio che non finiva più, che era l'apicoltura vegana. E noi abbiamo anche una piccola azienda agricola in montagna, in Trentino, e avevamo le api per il piacere di tenerle, le api, non per sfruttarle, fare miele, eccetera. E l'idea era quella di far capire che le api hanno una funzione importante, anche lì bisogna stare un po' attenti perché poi vanno a mangiare l'habitat di altri insetti impollinatori che non hanno la facilitazione delle api di farsi le scorte per l'inverno, quindi diventano preponderanti sulle altre popolazioni. Però al di là di questo c'è la possibilità di tenere le api, come quando si salva per esempio da un macello un asino, una capra, eccetera, e tenerle per il semplice fatto che sono api, punto. Ecco, in questo a volte non dico che mi viene da criticare, però forse un atteggiamento un po' più elastico, non permissivo, ma elastico, potrebbe essere una buona soluzione, secondo me. Cioè, per quanto riguarda le api o anche altre situazioni, dire le api le teniamo perché è importante che rimangano, perché sono importanti per l'ecosistema, eccetera. Se per caso avanza del miele che loro non riescono a utilizzare, possiamo anche pensare di usarlo senza che ci sia sfruttamento. Quello che facevamo noi, per esempio, ecco, qui bisogna conoscere però e sfatare un po' di miti sulle api. Qualcuno sostiene, l'abbiamo visto nei blog, in qualche intervento fatto in internet, nei social network, qualcuno pensava per esempio che le api venissero uccise col fumo per portare via il miele, no? Il fumo, gli apicoltori poco intelligenti, lo usavano per tenerle calme, perché sennò quando aprivano le arnie gli venivano addosso sciami. Questo succede quando le apri velocemente, nelle giornate che non sono quelle ottimali, quindi
durante le giornate di vento, di nuvoloso, eccetera. E, all'inizio degli anni del Novecento facevano così, avevano 10 arnie, 5 le uccidevano col fumo per poi prendere il miele e le altre 5 le tenevano per l'anno dopo. Adesso l'apicoltura, anche quella scellerata, industriale, non è così. Sta di fatto che quello che facevamo noi, per esempio, era tenerle e lasciavamo i melari quando la famiglia praticamente, non so se sapete come funziona, la famiglia si espande in primavera quando cominciano le fioriture, quindi l'ape regina depone più uova, si sviluppano più api, quando la casetta fisicamente non è più in grado di contenerle o si allarga la casetta mettendo i melari oppure la famiglia sciama. Quindi si divide in due, fanno una nuova regina e si riproduce in questo modo. Mettere i melari vuol dire creare più spazio perché 80.000 api nella casetta non ci stanno più. E gli apicoltori cosa fanno però? Portano via i melari vuoti, pieni, continuano a metterli nei vuoti, spesso quelli ancora più criminali glieli portano via tutto e gli danno da mangiare acqua e zucchero. Questo non è chiaramente né sostenibile né fa il bene delle api che sono state progettate alla natura per mangiare il miele che producono per se stesse. Noi invece mettevamo dei melari, quel miele che producevano in più, se qualche famiglia era debole spostavamo i telaini per darlo da mangiare a loro, perché magari una famiglia non era morta la regina, il tempo di farne un'altra passavano 20 giorni, quindi serviva a dare sostegno a queste più deboli. Se arrivato l'autunno c'era ancora del miele sui melari, loro cosa fanno? Lo portano verso il basso, verso il nido, per farsi le scorte per l'inverno. Però quando il nido è pieno, è pieno. Se avanzava qualche chilo, allora prima che andasse ad ammuffire in inverno, lo prendevamo, lo utilizzavamo. Però questo secondo me potrebbe essere un compromesso sostenibile, nel senso che le api le tieni per il piacere di tenerle, se poi avanza qualcosa, bene. È come se uno salva delle galline dai macelli e se per caso gli mordono due uova in giardino, se le mangia potrebbe non essere niente di male, poi uno può scegliere di mangiarle oppure no, però non la vedrai così drammatica come tenere le galline chiaramente in batteria a fargli fare uova come se fossero delle fabbriche. Ecco, detto questo, l'obiettivo comunque di questo intervento è quello di far considerare certi aspetti che di solito non sono considerati dai vegani, che normalmente guardano solo che gli ingredienti non siano di derivazione animale. Ci sono altri aspetti però secondo me importantissimi di cui bisogna tener conto. Quindi prima di iniziare a esporvi questi concetti volevo chiedervi, ecco, non c'è nessun giudizio, nessuna critica, nessun dito puntato su nessuno, però volevo chiedervi di alzare la mano quelli di voi che sono vegani. Una decina più o meno. Ok, vediamo alla fine poi se dopo quello che vi ho raccontato, non dico rispettate le regole, ma avete mai valutato questi altri fattori che di solito vengono ignorati. Allora il primo è l'alimentazione biologica. Secondo me, io non ho la verità in tasca, però questo è il mio modo di vedere le cose, secondo me parlare di vegano e non parlare di biologico vuol dire parlare del nulla. Perché se noi prendiamo, non so, dei biscotti fatti senza burro, senza uova, senza nessun derivato animale, che contengono però fatti con cereali coltivati in maniera estensiva dalle grosse aziende agricole usando pesticidi, fertilizzanti chimici, eccetera, magari con l'olio di palma, perché vediamo prodotti certificati vegani con l'olio di palma, forse ci sta sfuggendo qualcosa, perché coltivare in maniera non biologica vuol dire creare la morte di tutto l'ecosistema, perché i trattamenti chimici, i fertilizzanti, tutto quello che poi va a finire in falda, oltretutto, comincia ad uccidere gli insetti, gli uccelli che mangiano gli insetti che sono avvelenati e tutta la catena alimentare, tutta la catena biologica che vive attorno a quell'ecosistema è contaminata. Quindi non ci sarà in quel prodotto un ingrediente animale, ma quei cereali sono comunque sporchi, intrisi di sangue, a mio modo di vedere. L'altro aspetto è appunto quello dell'olio di palma, di quello di cocco di cui si parla ancora meno, che non è drammatica la situazione come quello di palma, ma non è distantissima. Non so se sapete riguardo l'olio di palma, al di là degli aspetti nutrizionali, sapete che vengono deforestate
intere foreste, centinaia di ettari, e vengono ammazzati tutti gli animali che ci sono, anche gli indigeni. E c'è, qualcuno potrà dire, l'olio di palma è certificato biologico dall'RSPO, no? L'RSPO è un'associazione che dovrebbe garantire che non arriva da deforestazione. Sapete quali sono i membri dell'RSPO? Le aziende che producono olio di palma, quindi l'azienda che certifica se stessa, quindi è una presa in giro. L'olio di cocco è abbastanza simile, nel senso che per essere certificato biologico vanno a vedere a ritroso 10 anni se arrivava da deforestazione anche quel terreno oppure se c'era già piantagione di cocco. Ma 10 anni sono inutili come tipo di controllo, perché l'albero di cocco ci mette 17-18 anni a dare frutti, quindi uno lo va a certificare quando va in produzione, vanno a vedere 10 anni indietro, 10 anni indietro cosa c'era lì, cocco, certo, l'avevano piantato 8 anni prima, quindi anche quella è una presa in giro. L'altro aspetto importante, per esempio, che spesso non viene considerato è l'uso di sostanze chimiche. Le sostanze chimiche sono tutte sperimentate su animali, sono state e vengono tuttora sperimentate su animali, e durante le fasi di estrazione, lavorazione, smaltimento eccetera creano disastri ambientali inverosimili. Se vogliamo parlare del tessile, per esempio, non so se lo sapete, ma il 70% dei pesticidi usati in agricoltura serve per proteggere le piante di cotone. Le grosse estensioni, per esempio in Africa o negli Stati Uniti, vengono irrorate con gli aerei perché sono talmente grandi che passare con i trattori e gli atomizzatori impiegherebbe giornate e giornate di lavoro, quindi passano addirittura con gli aerei. Vi ricordate il film La mia Africa? Ecco, faceva quel lavoro lì Robert Redford, insomma, nell'interpretazione, insomma, di quella persona. E un altro aspetto riguarda, di cui si parla ancora poco, la cosmesi. Adesso troverete un sacco di prodotti cosmetici con scritto cruelty free, vari simbolini, vari marchi, che servono, a mio modo di vedere, solo a far cassetto. Perché? Perché c'è poca conoscenza anche lì. Allora, molti disciplinari prevedono, per esempio, che per fregiarsi di quel logo, il produttore, quindi badate bene alle parole, il produttore del cosmetico si faccia dare dal suo fornitore di materie prime le certificazioni che lui non ha mai sperimentato o fatto sperimentare a terzi su animali. Non c'è nessun problema. Non c'è nessun problema avere queste autorizzazioni, queste dichiarazioni, perché i venditori di materie prime non sono i produttori. I produttori sono le multinazionali, alle quali, se anche provate a chiedere una certificazione del genere, si mettono a ridere, nella migliore delle ipotesi, sicuramente non rispondono, perché l'hanno fatto. L'unico limite che c'è stato, fortunatamente, alla sperimentazione animale finora è stato dovuto ai costi. I costi sono molto alti, per fortuna, e quindi non tutti potevano permettersi di spendere 30, 40, 50, 100 mila euro per testare un prodotto senza avere garanzie del risultato. Quindi tutti quei simbolini non sono assolutamente una garanzia che quei prodotti, quelle materie prime utilizzate non siano state testate sugli animali, e purtroppo lo sono state tutte, quindi è inutile raccontarsi le frottole. Tutti gli ingredienti usati nei cosmetici sono stati sperimentati sugli animali, senza considerare che molti ingredienti che possono essere usati non derivano direttamente dalla produzione dedicata alla cosmesi, ma magari sono prodotti che sono nati per essere utilizzati nell'industria alimentare piuttosto che da altre parti. Non so se ne siete al corrente, ma dal 2009 sono vietati gli esperimenti su animali, sia sui prodotti finiti, cosmetici, sia sulle materie prime in Europa. Il problema qual è? Che la maggior parte delle multinazionali hanno spostato le fabbriche in Asia, dove la sperimentazione animale è ancora l'unico sistema di sperimentazione attuato, e quindi ci ritroviamo con il problema che è uscito dalla porta ed è rientrato dalla finestra. Qualcuno aveva detto qualcosa? No.
Ecco, quindi il problema, la realtà è questa, quindi avere un marchetto non è assolutamente una garanzia. Bisogna lavorare dal basso, come sempre succede poi alla fine, cioè cominciare a rendersi conto di queste cose e se si fanno delle scelte etiche, decidere di boicottare le aziende che fanno lavori di questo tipo. È l'unica arma. Che sia per convinzione o che sia per costrizione, se nel momento in cui smettono di fare questo tipo di lavoro sporco, ne beneficiano gli animali. Se il nostro obiettivo è quello, del resto dovremmo fregarcene abbastanza, insomma. Ecco, un altro aspetto che non viene praticamente mai considerato è quello dei prodotti che utilizziamo per esempio per l'igiene della casa o per curarci. Si è fatto molto scalpore sui test sugli animali nei prodotti cosmetici, ma il 95% degli animali immolati sull'altare della scienza avviene per la sperimentazione dei farmaci, il 95%. Quindi qualcuno di voi utilizza farmaci quando ha qualche problema, sappia che quei farmaci sono tutti insanguinati, perché attualmente sono gli unici modelli sperimentali accettati. Adesso si stanno muovendo dei modelli alternativi sulle proteine create in laboratorio, eccetera, che sono oltretutto molto più validi dei test sugli animali, però siamo agli inizi. Finora tutti i test sono fatti sugli animali, a volte poi anche sugli esseri umani, quindi umani, cioè animali, umani e non umani. Qualcuno ci aveva mai pensato a questi risvolti? Sì? No? Forse? Ecco, è chiaro che qualsiasi cosa noi facciamo ha un effetto sull'ambiente, sul pianeta, quindi su tutti gli esseri che ospitano questo pianeta Terra. Qualsiasi azione noi facciamo, anche la sola semplice presenza ha un impatto negativo, perché noi respiriamo, bruciamo ossigeno, emettiamo CO2, 8 miliardi di persone che respirano, utilizzano prodotti, guidano macchine, eccetera, comunque hanno bisogno di una casa, quindi di terreno che viene sottratto al ciclo naturale per costruire un'abitazione, una fabbrica, un luogo di lavoro, eccetera. Sono tutte azioni che vanno comunque a minare l'equilibrio. Il problema è anche quello della sovrappopolazione, e azioni importanti in questo senso non se ne sono mai fatte, anzi al limite molte nazioni tipo l'Italia si preoccupa che gli italiani fanno meno figli e li fanno gli extracomunitari, ma non è quello il problema. Non è che l'essere umano non rischia l'estinzione, purtroppo, dico io, perché se ce ne fosse un po' di meno forse sarebbe meglio. E il problema è che l'uomo è l'unico animale che distrugge l'ambiente che dovrebbe garantirgli il futuro, e questo viene, nonostante questo, viene considerato l'essere vivente più intelligente sulla Terra. Secondo me non è proprio più intelligente, però sta di fatto che le popolazioni di animali, se un ambiente non riesce a garantirgli sufficiente risorse, cibo, eccetera, smettono di riprodursi, magari per una stagione o due. Se hanno un'epidemia, smettono di riprodursi. L'uomo sembra che faccia la corsa per riprodursi sempre di più, e quindi anche il fatto della mortalità, eccetera, che c'è in certe aree è una normale conseguenza. Una volta il rapporto fra nascita e morte era considerato in maniera molto più naturale, cioè anche la morte di un essere vivente, di un essere umano per malattia o perché fisicamente non aveva un patrimonio genetico forte era considerato normale. I bambini anche solo 50 anni fa, 80 anni fa, c'era una mortalità infantile molto più elevata ed era accettato il fatto che sopravvivevano quelli più forti. Non sto dicendo che i deboli devono essere buttati giù dalle montagne come facevano nell'antica Grecia, però stiamo forse arrivando a un paradosso, insomma, quindi che per forza di cose uno si deve salvare, ma se non è un meccanismo naturale quello di salvare tutti, gli organismi più deboli in natura soccombono. Questa è una legge naturale che serve proprio perché la specie venga portata avanti, oltretutto, quindi per la salvaguardia dell'insieme. Ecco, sotto questo aspetto è molto interessante parlare proprio delle api, ritornando al discorso di prima.
Le api non vengono considerati singoli individui, ma l'individuo è la casetta, l'arnia con l'ape, che è composta da l'ape regina, le operaie, i fuchi e le operaie che hanno varie funzioni in base all'età. Le viene considerato un superorganismo, no? Come se fosse un organismo fatto di diverse cellule. Ecco, noi dovremmo ragionare un po' in questi termini. Non è importante... non fraintendete quello che sto dicendo, ma non è importante che una persona viva o muoia, l'importante è che viva l'insieme delle persone. Questo non vuol dire che uno deve essere sacrificato, perché sennò giustificheremmo anche la sperimentazione animale. Però noi stiamo andando in una direzione, secondo me, che non è quella sana, naturale, perché andiamo a selezionare individui sempre più deboli dal punto di vista genetico, dal punto di vista anche se vogliamo culturale e intellettivo. Non vuol dire che bisogna sparare alle persone, però un cambio di direzione forse potrebbe farci riflettere su certi aspetti, quindi invece di fare 3 figli farne uno, no? Questo potrebbe essere per esempio un approccio un po' più sano, cercare di capire perché uno fa dei figli e non farlo semplicemente perché è dotato di organi sessuali, perché è la cosa che sta purtroppo molto spesso succedendo. Avete qualche osservazione da fare, qualche intervento? No. Non è un monologo questo. Per quanto riguarda la cosmesi, visto che non ci possiamo fidare del simboletto cruelty free, come si fa per districarsi? Allora, i prodotti cosmetici come i prodotti alimentari, una regola già di buon senso è quella, intanto degli ingredienti che siano biologici. Molti purtroppo nei cosmetici non sanno interpretare e leggere le etichette, basta sapere però che i nomi scritti in latino sono piante, i nomi scritti in inglese o con sigle sono prodotti di sintesi o di semisintesi. Alcune che possono essere accettate e alcune no. Io personalmente non uso nessuna sostanza sintetica, però la regola è questa qui. Gli ingredienti vengono messi in ordine decrescente, come negli alimenti, quindi il primo è quello che ce n'è di più. E poi dubitare sempre quando vedete degli elenchi di ingredienti lunghi una settimana, no? Cioè gli ingredienti devono essere pochi, si può fare dei cosmetici con 2 ingredienti, 3 ingredienti, a volerne mettere tanti se ne mette 7-8, insomma, quando si comincia a vederne troppi allora poi diventa complicato, perché ci sono ausili di fabbricazione, antimuffa, conservanti, perché i prodotti sono molto complessi, perché devono soddisfare alle regole estetiche del mercato, e invece di guardare la funzionalità si guarda più l'apparenza. Quindi a volte la confezione è molto bella, ma poi dentro c'è della porcheria, insomma. Quindi questa è una regola. Accettare il fatto, secondo me, che essendo stati tutti testati, l'importante è che se ci sono materie nuove, queste non vengono testate oggi. Ecco, questa è una cosa importante da fare. Prima tu accennavi al discorso dei detergenti che noi facevamo. Noi usavamo l'annuncio del sapone biologica, facevamo un'estrazione solo con l'acqua e facevamo detersivi. Adesso abbiamo abbandonato anche quella, perché abbiamo fatto una scelta che ha un impatto ambientale ancora inferiore. Usiamo solo la cenere di legna. E nessuno ha mai sperimentato, perché l'abbiamo fatti noi per la prima volta questi estratti, nessuno ha mai sperimentato su animale né l'estratto delle noci né la cenere. La cenere veniva usata da tutti una volta per lavare, e nessuno si è mai pensato di fare sperimentazione animale, quindi non vedo un motivo per cui ci si debba inventare questa cosa adesso di farla, insomma. Quindi c'è la possibilità, è chiaro che comprare le basi dalle multinazionali è molto più semplice, però a me viene da ridere, se non da piangere, quando in manifestazioni vegane trovo chi propone detersivi fatti con i tensioattivi vegetali, poi vai a vedere, gli ingredienti sono fatti con i tensioattivi a base di cocco, che viene magari da deforestazione, comunque dall'altra parte del mondo, estratto con solventi, e commercializzato dalle multinazionali, perché quelle basi di detergenti le ha inventate la Henkel, non le ha inventate l'artigiano che vedete in giro. Quindi parlare di sostenibilità ambientale, di economie alternative, di decrescita, quando poi si vanno a proporre prodotti fatti da multinazionali, mi pare che forse le idee sono quantomeno un po' confuse. È molto complessa, però se non se ne parla, l'importante è che si cominci a parlare. Io quando vedo aziende che fanno dei prodotti e
Cioè, non è difficile fare queste cose. Certo, bisogna, noi per esempio per raccogliere la cenere abbiamo fatto gli accordi con alcuni gruppi d'acquisto, loro ci danno la cenere e noi in cambio gli regaliamo il detersivo, perché così ci garantiamo la cenere. Poi c'è molto lavoro manuale, è chiaro che è più comodo comprare le basi, aggiungi acqua in flaconi, il lavoro è fatto. Lo puoi vendere a meno ed è più semplice da fare, non ti sporchi le mani, è molto più facile. C'è da dire peraltro che fare la lisciva o farsi anche dei prodotti cosmetici in casa eccetera è anche piuttosto facile, quindi uno può anche prendersi la briga di andare nelle pizzerie, prendere la cenere, la setaccia, la fa bollire, se la fa. Vi garantisco che non è simpaticissimo mettersi lì a setacciarla magari col vento che te la tira in faccia, perché poi è irritante, quindi insomma va fatta con le dovute cautele, con le maschere eccetera, perché non tutto quello che è naturale è innocuo, lo sappiamo benissimo, però si può fare. Chiaro che è un po' più complicato, ma se vogliamo andare avanti bisogna tornare indietro. Io dico sempre che abbiamo la fortuna di avere delle tecnologie che una volta non c'erano, quindi quando io parlo per esempio della lisciva con le persone dicono sì, ma chi è che torna indietro nel calderone a mescolare per ore e ore sul fuoco? Ma una volta, dico, non c'erano le lavatrici, e adesso le lavatrici, poi in realtà la lisciva si può usare per i pavimenti, per le lavastoviglie, perché l'altra bufala è quella che in casa bisogna avere 40 prodotti, no? Ne bastano due. E adesso si può far bollire, si lascia decantare e poi si usa in lavatrice, quindi non è che bisogna stare lì ore a mescolare magari fuori al freddo d'inverno, no? Una volta succedeva così, adesso la tecnologia ci è venuta in aiuto, quindi si potrebbe veramente legare le antiche tradizioni sfruttando le tecnologie moderne per non fare la fatica inutile, però bisogna che qualcuno si rimbocchi le maniche e si metta a farlo, insomma.